Ciao a tutti da Vittorio. Molti tifosi della Lazio, giustamente, temono che questo possa essere l'anno, l'estate dell'addio di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore stratosferico, anche quest'anno protagonista nella Lazio, anche quest'anno, secondo me, a mani basse, il centrocampista più forte della Serie A, nonostante la Gazzetta abbia lanciato Barella come se fosse Messi. Mi sembra abbastanza evidente che Milinkovic-Savic ha dimostrato di essere più forte, senza storia. C'era chi diceva con Sarri Milinkovic-Savic farà fatica. Primo mesetto forse ha fatto fatica, poi è stato devastante come al solito. 4-3, 3-5-2, 4-4-1-1, come ti pare, Milinkovic fa sempre la differenza. E il timore di tutti noi è che questo potesse essere l'ultimo anno di Sergej alla Lazio. E invece, secondo me, c'è una buona chance che Milinkovic resti. C'è una buona chance perché Maurizio Sarri non è cretino e ha chiesto a Lotito di trattenerlo. Lotito non è un fesso e sa che con Milinkovic-Savic può fare tanti soldi, ma è anche vero che sostituirlo non è facilissimo. E poi la realtà è che i big club per il momento non si sono avvicinati alle cifre che chiede la Lazio. La Lazio, a differenza di quanto riporti il Messaggero, non vuole 60 milioni per Milinkovic-Savic. E a pensarci un minimo di intelligenza si capisce che è una cavolata. Vlahovic 70 milioni, secondo voi Milinkovic-Savic può valerne 60? Ovvio che non può valerne 60. La Lazio chiede il doppio, vuole qualcosa dagli 80 in su. E quindi la Lazio è contenta di tenere Milinkovic-Savic. Attenzione perché secondo me quello che può invece dire addio alla Lazio è Luis Alberto. E anzi, io sono abbastanza convinto che quest'estate potrebbe succedere qualcosa. E mai come quest'estate, l'addio di Luis Alberto sarebbe un addio senza rimpianti. Non perché lo spagnolo sia scarso, eccetera, però abbiamo visto come Luis Alberto nel gioco di Sarri è il centrocampista che si adatta peggio. Lucas Leiva ha avuto difficoltà, però ha avuto un rendimento decisamente positivo. Luis Alberto, secondo me, non si è ripetuto a certi standard, ha evidenziato limiti che nel gioco di Sarri lo condizionano un po'. In più, c'è una cosa da non dimenticare. Mentre Milinkovic-Savic non si è mai esposto, non troverete mai un'esclusiva, una dichiarazione di Milinkovic-Savic che dice voglio andare a Real Madrid, voglio andare a Manchester United, eccetera. È solo la gente che ha detto vuole andare lì, vuole andare là. Di Luis Alberto invece troviamo tante, tante, ma proprio tante dichiarazioni in cui dice vorrei tornare in Spagna, Siviglia è casa mia, eccetera, eccetera. Chiaro che lo spagnolo non dico che spinge, ma non sarebbe triste di un ritorno in Spagna. E mi sembra anche che la Lazio, se qualcuno arrivasse con l'offerta giusta, non tirerebbe la corda. Qualcuno dice non fai i stessi soldi di Milinkovic-Savic, è ovvio, ma con 30 milioni la Lazio ci fa un calciomercato. La Lazio non è la Roma, non è l'Inter, non è il Milan. Non ha mai speso più di 30 milioni per un calciomercato. L'anno scorso hai fatto il mercato con la cessione di Correa, quest'anno potresti fare il mercato con la cessione di Luis Alberto. E ripeto, Luis Alberto è un giocatore che puoi sostituire facilmente, perché nel gioco di Sarri non si è adattato bene, perché ci sono varie alternative allo spagnolo. E quindi io sono abbastanza convinto che Luis Alberto potrebbe lasciare quest'estate. Il Siviglia ci sta pensando, lui non sarebbe triste di andare via, anzi, tornare a Siviglia sarebbe il suo sogno e quindi io credo che le parti potrebbero trovare un accordo. Siviglia ha soldi in cassa per arrivare ad offrire quei soldi per Luis Alberto, il pubblico, il tifo del Siviglia spingerebbe per questa cessione, per cui secondo me è una cosa probabile. E a differenza di quanto sostengono in molti, se parte Luis Alberto resta Milinkovic-Savic. La Lazio non è che deve coprire 100 milioni di debiti. La Lazio ha un bilancio sano, vende per alimentare il calciomercato. E quindi la cessione di Luis Alberto sarebbe sufficiente per fare un mercato importante della Lazio. Io credo che anche Sarri sia convinto di questa idea, ovvero mi tengo Milinkovic-Savic che è insostituibile, ma Luis Alberto potrebbe partire. Del resto quest'anno Basic ha fatto qualche partita titolare, anche contro l'Inter, l'unica partita in cui la Lazio ha battuto una big, Basic è partito titolare. Insomma, mi sembra che
Sarri non porrebbe il veto per la cessione di Luis Alberto. È anche vero che il rapporto Sarri-Luis Alberto non è stato idilliaco, non è stato favoloso. Da qui la mia idea che anche Sarri non piangerebbe in caso di cessione. Ovviamente andrebbe sostituito, però ripeto, Marcos Antonio, altri giocatori accostati alla Lazio, anche lo stesso Ilic, potrebbero fornire delle alternative validissime per sostituire Luis Alberto. Anzi, io credo che la Lazio potrebbe prendere dei giocatori più adatti al calcio di Sarri, di Luis Alberto, e quindi migliorare la rosa della Lazio con la cessione di Luis Alberto. Ripeto, al momento non c'è una trattativa, il Siviglia è interessato, ma era interessato anche l'anno scorso. Quest'anno gli spagnoli hanno soldi in cassa per presentarsi a Roma con un'offerta concreta e quindi potrebbe realizzarsi la cessione di Luis Alberto. Io onestamente non piangerei, ringrazierei il giocatore perché in questi anni alla Lazio ha dato tanto, però credo che forse è il momento giusto di lasciare andare Luis Alberto. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivi i commenti qua sotto e mi raccomando, metti un mi piace al video, a te non costa niente, a me aiuta tantissimo. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao!